che te la giochi al 50%, perché il capo prima di tutto capisce che stai andando a trovare un altro lavoro e comunque sei nero ti può lasciare a casa anche senza motivi, e scuotono la testa anche loro. Allora mi chiama, vado l'indomani, c'era molto caldo, non ricordo se era luglio o agosto, comunque faceva veramente caldo. Arrivo lì e sento che c'è qualcosa di molto strano già dal momento in cui entro, perché la prima cosa che fa la signorina è darmi un modulo da compilare. E io la guardo e dico, vabbè, guardi, io non voglio compilare il modulo, solita storia. Ehi, ma no, ma lei lo devi compilare. Secondo me fanno anche dei corsi, per parlare così fanno anche dei corsi. Io ne sono molto convinto. Vabbè, pensi, va bene, compilo tutto quello che vuoi. Ok, basta che mi dia un lavoro. Facciamo la chiacchierata. Anzi, prima di fare la chiacchierata, io mi siedo, lei si siede, mi guarda e mi dice, allora, signor Dizza, ci parli un po' di lei. Come, scusi? Ci parli un po' di lei. Io perché vi devo parlare un po'? Scusi, perché vi devo parlare di me? Abbiamo letto il suo curriculum l'altro giorno e ci è arrivato. Vogliamo conoscerla meglio. No, ma scusi, ma lei non ha un lavoro da propormi? Eh no, signor Dizza, ci è arrivato l'altro giorno il curriculum. Ma come ci è arrivato l'altro giorno? Ma io non sono qua per l'incontro che abbiamo fatto 8 mesi fa. No, ma di cosa parla? Questo è un incontro conoscitivo. Ma come un incontro conoscitivo? Quello di 8 mesi fa cos'era? Petting? Cioè, perché un incontro conoscitivo? Un altro incontro conoscitivo? Quante cazzo di volte vuoi conoscermi? Sono sempre io. No, signor Dizza, mi chiamo Tizia! Questa si è sentita fino a Milano, L'ho sentita? Questa la sta sentendo, quella della Decco. Lei sente una vocina, dice, cazzo, questo qua è Dizza. Tizia che parla. Va bene? Ma no, signor Dizza, non faccia così! No, io non faccio così. Ah, non è vero. No, io non faccio così. No. Io adesso te lo dico molto gentilmente come mi chiamo di cognome. Io mi chiamo Tizia, Domodossola, apostrofo, Imola, Zara, Imola, ancora! Tizia! E l'aveva capita questa volta. Io potevo uscire in quel momento da quell'agenzia, ma non è finita qui. Voi pensate che sia finita la battuta? Non è finita qui, perché oltre il danno la beffa. Io potevo lasciarla ancora in vita, come ho fatto prima con Nicky Vendola. Ma lei ha avuto il coraggio di aprire ancora bocca e ha detto un'altra puttanata. Mi guarda e mi dice, signor Dizza, signor Dizia, mi dispiace davvero, mi dispiace che lei sia venuto qua dopo 8 mesi, c'è stato un problema. Cazzo, un problemino. Forse deve essere stata la mia collega 8 mesi fa a fare il colloquio e poi evidentemente ha perso i documenti. No, brutta trota! No! Un sinonimo di troia, com'è? Com'è che si può dire? No, brutta stronza, eri tu 8 mesi fa! Eri tu! Io ti ho riconosciuto, eri tu! E fanno così, ragazzi, fanno così. L'altra cosa bella che ti chiedono, l'altra cosa forte che ti chiedono è l'inglese. Vi chiedono, lei lo sa l'inglese? Perché mi chiedi se so l'inglese? Se poi mi trovi un lavoro da schiavo d'ufficio, dove l'unica cosa che farò è fare una fotocopia. Cosa gli dico al capo? Mi dice, fai una fotocopia. Io, yes, right away. Così. Non serve a niente l'inglese. Qualche volta mi tolgo la soddisfazione, qua lo dico e qua non lo nego, di rispondergli così. Allora, signor Tizia, lei sa l'inglese? Sì. Sì, io lo so bene perché ultimamente guardo dei film in lingua originale. La sera, tardi. Ah, signor Tizia, bene, che film guarda? Guardo dei film originali. Molto originali.
Sì, beh, artistici, ecco. Ah, ma che bravo, signor Dizia. No, ci dica qualcosa in inglese. Yes, I'm coming on your feet. I want to lick your clit. Do you like my big cock? Wow! Siccome loro non sanno niente di inglese, wow, signor Dizia, come parla bene l'inglese. Wow, se viene a casa dopo te li faccio anche vedere. Allora, loro è così, loro sono fatti. Poi hanno anche un'umanità speciale. Questa ve la voglio raccontare, quest'altra. Questa l'avevo preparata, vi dico la verità. L'avevo preparata senza dire il nome, però ormai ho detto il nome degli altri, ormai dico anche questi. Men at Work di Crema. Belli questi nomi. Men at Work, uomini al lavoro. Quale lavoro? Se non c'è. Dovrebbero intitolarsi Men at Home, uomini a casa a farsi le pippe in attesa di trovare un lavoro. Ok? Vado lì, io appartengo alle categorie protette perché soffro di epilessia. È un'invalidità. Però trovo questo annuncio per categorie protette, vado lì, mi siedo, vabbè, modulo, non me lo so spiegare, è sempre la stessa cosa. Mi guarda la signorina con un'umanità pazzesca. Io non so perché ho preso questo argomento, perché poi generalmente sono molto più tranquillo, Mi guarda e mi dice: allora, signor Dizza, leggo che le categorie protette. Sì, beh, guardi, soffro di epilessia, però sono pienamente operativo, nel senso, è una malattia che dà problemi solo quando ho un problema, però io, sa, tutti i lavori che ho cambiato, sì, però vede, con una sfaccettaggine, vede, l'azienda sta cercando una persona che abbia un'invalidità non invalidante. Che cos'è un'invalidità non invalidante? Esattamente, che cos'è? Voi avreste il coraggio di guardare un ragazzo, una ragazza, che in quel momento è impossibilitato a camminare? Avreste il coraggio di guardarle e dire: guarda, ti abbiamo trovato un lavoro, devi correre sulle scale, devi correre sulle scale. Perché il lavoro che ti abbiamo dato, sì, il tuo curriculum va bene, ma la tua invalidità deve essere non invalidante. Ma se io ho un'invalidità, è invalidante! Io non voglio insegnare l'italiano a nessuno, forse tu, brutta stronza, guardavi te le tappis, perché non ti rendi conto che invalidante vuol dire invalidità? Va bene? Qualche volta entro con questo. Da, da, da. Spina dorsale rotta. E adesso dimmi, la tua che tipo di invalidità è? Eh? Loro sono fatti così, te le dicono davvero queste cose. Le 9.40. Eh? Le 9.40. È impazzito il bambino. E questo è l'effetto che faccio io quando faccio le cose. È un massacro, ragazzi, è un massacro. Questa società è un massacro. Io ho pensato a questa società con tutti i meccanismi, come ad un'arena. Un'arena? Un'arena dove si sta svolgendo una corrida. Mi sentite intanto? Sì, tutto a posto. Va bene così? Continuiamo? Facciamo un po' di bravo! Mazzo, grazie, 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 sempre molto spontanei, grazie. Questa società è come un'arena all'interno della quale si svolge una corrida. Il matador è tutto ciò che cerca di ucciderci lentamente, e noi siamo il toro. E allora ho pensato a cosa può voler dire una corrida vista con gli occhi di un toro.
La bestia fu libera di correre, ma rimase ferma, sotto lo sguardo incredulo di tutti i presenti. Agitato e convulso fu il richiamo del disperato matador.